Diciamo degli incontri estivi del Garden Grip, ce ne saranno diversi, con presentazione dei libri, e poi il 27 soprattutto ci sarà il concorso ormai storico dei Barconi Fioriti. Voglio fare una breve premessa prima di presentare l'autrice e dire che questo incontro di stasera è nato da un revival di una terza liceo, terza C, liceo Scotti, qua dove era, più avanti, e di un gruppo di amici che hanno fatto una cosa bellissima, si sono ritrovati e continuano a incontrarsi, e devo dire una cosa molto bella, e, perché il passato ritorna alla memoria e ci fa gioire anche dei ricordi meravigliosi di quel periodo bellissimo che abbiamo tutti trascorso, compresa io un po' più giovane, alla spiaggia, al liceo Scotti, dove sta il sole mio, tante giornate a passeggiare sulla spiaggia, e poi c'era pure Franco che faceva parte di questo gruppo, che faceva parte di questa classe, e quando Lella, la nostra socia, me l'ha proposto, ben felice sono stata di accogliere questo suo invito, questa sua richiesta, anche perché mi ricordavo benissimo di Oreste Bellini, che era mitico Oreste, e chi è che non se lo ricorda, con la sua figura così sempre gioviale, allegro, poi io ho un ricordo anche molto tenero del papà, quindi è stato veramente subito, mi ha fatto piacere, è stato bello, e devo dire che oggi mi ha fatto ancora più piacere, perché ho rivisto amiche e amici che non vedevo, pur stando a Ischia, vabbè, anche io se io vado e vengo, ma non vedevo da tantissimi anni, e vi assicuro che è molto bello rivedersi. Fatta questa breve premessa, vi presento l'autrice, Maria Grazia Scannecchia, che è psicologa, psicoterapeuta, e vive da qualche anno in Calabria, pur essendo di origine pugliese e avendo vissuto anche in altre parti a nord d'Italia, dove promuove letteratura. E naturalmente ha proposto vari testi di argomento psicoanalitico e da qualche anno si dedica alla narrativa. Le pubblicazioni sono Lo sguardo della Sibilla, vedrete dopo, Lì sul muretto, Un momento prima del tramonto e vari racconti su riviste letterarie. E, naturalmente io accenno solo, dico due cose, perché il principale diciamo relatore amico relatore, perché presenterà questo libro, è notissimo a tutti, Ciro Cenatiempo, che ringrazio. Piace giocare molto. Cominciamo a dire alcune cose. Allora, questo è un libro sulla contemporaneità, un libro attuale, un libro di oggi. Che stasera cerchiamo anche di spettacolarizzare in qualche modo questa presentazione. E questi 9 racconti potrebbero essere 99.999.000. Ora,
cosa interessante è che 9 è un numero dispari, ma soprattutto ha un cerchio, è un numero magico, perché custodisce per gli esoterici in qualche modo il segreto della riproducibilità, del progress. Ed è carino questo fatto che sia un numero dispari quando in pratica, lo diceva Annunzio, in qualche modo noi ci occupiamo di cose che hanno a che fare con la parità, con ciò che è pari. Un numero pari è un numero divisibile per due, questo ci conduce immediatamente a uno degli argomenti che sono in sottofondo nel libro. La divisione in due ci fa pensare a una coppia. Ma se il numero 9 è quello della generazione della vita, significa anche reincarnazione, insomma, per chi segue i misteri, significa soprattutto 9 mesi come quelli della gestazione. E non è un caso che in questo libro si racconti anche di questo percorso, che è soltanto femminile, non potrebbe essere che così. Ma visto che c'è un filosofo in sala, di cui parlerò dopo alla fine, mi viene in mente il fatto che per Pitagora 9 era anche il numero che ci consentiva di moltiplicare le cose, ma soprattutto era il simbolo della scomposizione e ricomposizione della materia. E allora questo libro, lo vedremo anche dopo, va scomposto e ricomposto, che chiaramente, non so se Maria Grazia è d'accordo, ma induce a una nuance sempre filosofica e ci riporta alla decostruzione di Derrida. Jacques Derrida, che tra l'altro dice una cosa importantissima a proposito della differenza tra noi umani, donne e uomini, e gli altri esseri viventi. Cioè il fatto che siamo gli unici esseri a scrivere di noi stessi. L'autobiografia c'è anche, in qualche modo, all'interno delle biografie minime o massime che sono contenute in questi 9 racconti. C'è anche tanta autobiografia, ovviamente. Perché sono storie, come leggiamo nel risvolto di copertina, che hanno a che fare con il lavoro di Maria Grazia. Ma sempre l'ottimo Derrida, che mi ha illuminato recentemente, perché ho trovato in lui le frasi che io dicevo senza sapere che le aveva dette anche lui, perdonatemi il gioco, la vita è lasciare tracce. E le tracce che sono contenute in questo libro sono evidenti e scandite. Dopo noi cercheremo all'interno di queste tracce con Milena di trovare 3 tracce più emblematiche per noi, ma sono equivalenti alle altre. Un romanzo breve, c'è chi ha scritto che sono 9 racconti che potrebbero avere una struttura indipendente, ma questo è possibile, ma vi ricorderò dopo delle cose anche sulla struttura formale del libro. Sono storie vere, sono storie di vita. A me che piace, insomma, sottolineare sempre alcune frasi o parole chiave, ci fa chiedere subito, come vedete io non vi parlo dei contenuti, ovviamente il libro ve lo dovete leggere, ci fa chiedere se la vita è un copione. E qui Eric Berne, vero Maria Grazia, in qualche modo mi solletica per distanza dalla tua pratica professionale, le sue famose teorie, Che gioco giochiamo, uno dei libri più importanti di Berne. Ma la vita è anche una farsa? È uno spettacolo, una recitazione, una rappresentazione? Davvero siamo uno, nessuno e 100.000? E qual è il senso della vita? Sono tutti gli argomenti, o meglio, piccole porzioni di argomenti che sono all'interno di questa contemporaneità raccontata così brevemente. Dal punto di vista narrativo, quello che mi ha fatto piacere è rinvenire in una professionista che si dedica alla promozione della letteratura uno stile molto scorrevole, molto semplice, senza fronzoli, ma forse proprio per questo, perché abituata a confrontarsi con le persone, con gli umani, a dover dare delle risposte, spesso modificando il tecnicismo interiore in una prassi ascoltabile, era ovvio che accadesse che nella scrittura ci fosse una ricerca di semplicità. Ma questa semplicità è fatta con grande consapevolezza. Io sono contento di parlare molto brevemente di questo libro, perché nella sua condensazione
senza evaporazioni, perché è molto concreto, ci trovo tutto. Il flusso interiore, ovviamente, molto ritmo, c'è il flashback, ci sono i dialoghi, c'è la radio, e qui la radio in sottofondo è un escamotage molto interessante nella letteratura contemporanea, perché prima della radio non si poteva utilizzare, ovviamente, perché ci dà la differenza tra il linguaggio denotativo dell'informazione popolare e il linguaggio connotativo di chi scrive una storia. Questa distanza tra il linguaggio asettico di chi dice, per esempio, buonasera, il Presidente della Repubblica Mattarella è stato in visita al cimitero, eccetera, eccetera, e non può dire certamente, ah, che bella cosa che ha fatto il Presidente Mattarella, non avrebbe senso. Quindi l'uso del linguaggio denotativo in sottofondo per fare da eco e creare una distanza tra la storia, il vissuto della persona, del primo racconto in questo caso, e lo scorrimento della stessa storia, mi è parso una cosa che a me piace ritrovare, così come la telefonata e soprattutto la TV, ma in particolare una lettera. Quando io trovo una lettera in un romanzo, in un'opera narrativa, capisco che chi sta utilizzando lo strumento narrativo lo sa fare, e lo fa con profonda consapevolezza, perché sapete, è facile fare libri. Lo dicevo ieri sera, ho presentato un altro libro che ho sulla coscienza, perché chi l'ha fatto lo deve a me, nel senso che mi sono messo per mesi a seguirlo punto per punto, a fargli da editing. Se non c'è consapevolezza nella scrittura, è meglio lasciar perdere. Io ne ho fatti una quindicina, credo, in qualche modo, di libri. E quindi quando io trovo una lettera che non crea distanza, ma diventa, come la teoria di Vladimir Propp, cioè la morfologia della fiaba, lo strumento magico che fa cambiare completamente, converte in qualche modo il protagonista, in questo caso una donna che scrive una lettera all'uomo che sta abbandonando e trova la forza per dire no, basta, diventa lo strumento magico che la fa diventare finalmente un'eroina positiva per sé. Ecco, questi aspetti che io trovo, e naturalmente a me piace scompaginare ciò che scrivono gli autori, sono frutto semplicemente di una brevissima elaborazione. Vado adesso mi fermo, perché vorrei ascoltare, me lo sono segnato, ho fatto una scaletta, Milena, se no mi avresti rimproverato. Quindi ascoltiamo il primo brano, prego. Sa bene cosa vuol dire sentirsi male. Conosce la paura e la solitudine per compagni. L'isolamento da tutto e da tutti. Questo è sentirsi male. È così che si deve sentire Carmen. L'amica dell'infanzia, la confidente, il porto sicuro delle sue incertezze. La capisce, ma sa anche che se c'è una cosa che non serve assolutamente a nulla, sono proprio i consigli. Glielo aveva detto lei stessa in una delle ultime telefonate a Barcellona. E per fortuna c'era stata lei, sia pure per telefono, sia pure senza possibilità di darle un vero appoggio. Sono incinta. Due parole. Tutto qui. Silenzio dall'altra parte. Lei trattiene il fiato. Cazzo! E cosa? Nient'altro che questo. Stupore e pensiero rivolto al futuro. Già, il futuro. No, non lo voglio. Cioè, non posso volerlo. Il tono era di quelli che non ammettono repliche. Tuttavia Carmen si era sentita in dovere di dirle qualcosa, anche se inutile, giusto per farle sapere che non era sola, che aveva qualcuno con cui parlare. Ma sei proprio sicura? Tentò di dirle. Adesso mi chiederà di Flavio e io che le dico? Come faccio a spiegarle che non è suo? A dirle che ci sono cose che non sa, che non le ho detto? Però adesso è il momento, a qualcuno devo pur dirlo. Ma che dire a un'amica che sta peggio di te, che ogni giorno si sente in preda al panico? Le puoi raccontare, per esempio, quella prima visita al consultorio? La ricevono in due. Una è giovane, molto magra, con un viso che sarebbe carino se non avesse un'aria sofferente. L'altra è sui 40 anni, molto curata, aspetto da signora per bene, poco trucco. Una bella donna, non c'è che dire. All'inizio sono disponibili, sembrava una cosa già fatta, una pura formalità. Ma certo, c'è una legge. Poi però
diventa tutto complicato. Ma lei non ha un fidanzato? Ma è sicura che non ci siano possibilità di tenerlo? Oggi ci sono molti aiuti per le giovani madri e poi, alla peggio, c'è sempre l'adozione. Si tratta di una vita umana. Possibile che non senta niente per questo bambino? Mi stanno facendo un esame. Mi stanno giudicando una donna senza cuore, una che pensa solo a scopare e non si assume le sue responsabilità. Ma che ne sanno? Cosa conoscono di me? Dei miei pensieri, della mia vita? Chi sono per decidere di una cosa mia? Chi le ha autorizzate? Ma lei non ha pensato a usare una precauzione? L'esame sta continuando, implacabile, senza fine. Ci sono tanti anticoncezionali. Già, gli anticoncezionali. L'ha presa la pillola, ma poi la ginecologa le ha detto che andava interrotta, che gli esami non erano adeguati alla sua età. Così la sera stessa aveva detto a Flavio che assolutamente, durante il periodo di interruzione, non avrebbero dovuto avere rapporti. E lui, un po' per stanchezza, un po' per una sorta di rabbia che cercava di trattenere in quel momento di difficoltà di Katia, la assecondò. Non ne parlarono più e lei fu felice, fino a quando li vide insieme, al bar. Lei gli accarezzava la mano e intanto se lo mangiava con gli occhi. Lui le parlava, fissandola, con uno sguardo inequivocabile. Era questo il suo grande amore, porco! Quella sera uscì con le amiche. Di solito non beveva, al massimo una birra, ma quella sera decise che ci avrebbe dato dentro e ordinò un piccolo cocktail alla frutta, poi un altro e aspettò che facessero effetto, che le togliessero i pensieri dalla testa e il dolore dal cuore, ma non funzionava. Poi lo vide. Da quanto tempo non lo incontrava più? 3 anni almeno. E adesso era lì, lui, Marco, il suo primo ragazzo, la cotta della sua vita. Era sempre bellissimo, con la sua eleganza apparentemente trascurata e il suo atteggiamento di superiorità. Anche lui la vide. La fissò per un momento come incredulo, poi le si avvicinò sorridendo. Lui le mise una mano intorno alle spalle e lei si sentì bene. Era decisamente ubriaca, ma non tanto da non potersi dire che erano le attenzioni di lui ad attrarla. Si era sentita umiliata come donna, mortificata. E ora Marco, il ragazzo già universitario che le amiche del liceo le avevano già invidiato, la stava corteggiando. E poi aveva bisogno di parlare, di sfogarsi. Marco si dimostrò all'altezza, interessato e comprensivo. Certo, però, anche lei mettersi con uno così non aveva fatto una gran scelta. Se fosse rimasta con lui, oggi sarebbe certamente più felice. E invece no, l'aveva lasciato. Ma chissà poi perché. Ma veramente sei tu che hai lasciato me? Ma come? Lo guardava, incredula. Non ti ricordi quella sera? Sei stato tu a dire quello che volevi dire tu. Ti ho solo anticipata. E poi avevano anche lasciato qualcosa di incompiuto, di appena accennato, rimasto lì, a mezza strada. Qualcosa che li avrebbe uniti di più, ma che lei si era testardamente ostinata a rifiutare. Beh, ma si sarebbe potuto rimediare. Questa poteva essere la sera giusta, no? Katia non ebbe più dubbi. Doveva essere come diceva Marco, lo aveva lasciato lei. Che stupida, pensò. E si ritrovò a rispondere al suo bacio tenero, ai suoi abbracci, finché... senza sapere bene come, si ritrovò praticamente nuda, mentre lui cercava di entrare dentro di lei. La piacevole sensazione di calore svanì di colpo. Si irrigidì, cominciò a dire di no, non era questo che voleva, forse era stata fraintesa, forse non si era spiegata. Lui si fermò per un attimo e la guardò dritto negli occhi. Potevi pensarci prima, non puoi assecondare un uomo e poi all'improvviso dire che ti sei sbagliata. E adesso piantala, lasciami fare. Vedrai che ti piacerà. Riprese a muoversi con forza, dentro di lei. Mi fai male, aveva cercato di dire, ma era stata messa a tacere dalla mano di lui che le chiudeva la bocca, facendole mancare l'aria. Non pensò più a nulla. Sentì che il corpo rimaneva rigido e questo le provocava dolore. Ma ormai, come in un cartone animato, la coscienza di sé se ne stava fuori da quella macchina. Seduta da qualche parte, guardava altrove. Disgustata da ciò che stava accadendo. Finalmente le si tolse di dosso e le offrì qualcosa per pulirsi. Che squallore, pensò. Ma prese finalmente il pacco di fazzolettini che le veniva a porto. Fu invasa da un senso di grande sconforto. Aveva voglia di piangere.
Si sentiva sporca, ridicola nel suo gesto di ripulirsi. E quando lui si offrì di riportarla a casa, si ricompose sul sedile dicendo che sì, si era fatto tardi, che era ora di rincasare. Per un momento si sentì colpevole. Forse lo aveva incoraggiato, davvero, ma poi la fitta di dolore che le proveniva dall'interno del corpo e la sensazione di soffocamento non ancora del tutto scomparsa le dissero che no, forse c'era anche stata, ma solo fino a un certo punto. E lui se l'era fregato del suo rifiuto, magari tardivo, ma certo chiarissimo, e l'aveva presa con la forza e le aveva anche fatto male. E tutto questo aveva un solo nome: violenza. E adesso è qui, davanti a queste due donne che la vogliono convincere della gioia della maternità e della sacralità della vita umana. Ma lei, ma lei, ma lei! Ogni loro frase comincia inevitabilmente con un ma lei. Non sanno dire altro. E intanto la guardano e le fanno pesare il loro giudizio. E lei deve sottostare. Hanno loro il coltello dalla parte del manico, deve rispondere adeguatamente. Le deve convincere. Hanno bisogno di questo dannato pezzo di carta che solo loro le possono dare. E allora sorride, abbassa la testa, dice che è troppo giovane, che ha appena cominciato l'università. Si sente presa da una profonda disperazione. Perché deve essere obbligata a raccontare a due strane le sue cose? Che cosa vogliono sentirle dire? La verità? Ma possono capirla loro, la verità? È questo che ti dovevo dire, amica mia lontana. Ti dovevo raccontare come riesci ad armarti di coraggio, a prendere una decisione terribile dopo l'angoscia del ritardo mestruale, del test di gravidanza nel bagno dell'università, mentre fuori le altre, quelle che non hanno il tuo problema, parlano con leggerezza dell'esame da fare o dell'ultima conquista in discoteca. Ti dici che sei una donna, che puoi e devi prendere tu le decisioni che riguardano la tua vita e poi ti devi ridurre come una bambina atterrita quando senti dire che l'embrione, durante l'interruzione di gravidanza, cerca di nascondersi per non farsi staccare dall'utero, che questa si chiama vita. Si appoggia al muro e piange. Con i soldi diventa tutto semplice. Niente certificati, niente di niente. Forse un giorno dimenticherà, ma oggi questo pensiero non la lascia mai. L'idea di innamorarsi di nuovo le fa davvero orrore. Oggi il desiderio sessuale è stato buttato dall'inserviente della clinica nei rifiuti speciali, insieme alla delusione e al rimpianto di quella programmazione di vita piccola piccola che l'aveva perseguitata con la sua presenza, ma ora l'ha lasciata completamente vuota. Anche la voglia di tenerezza non c'è più, né la fiducia. Quella non sa proprio più dove abiti. L'esperienza vissuta l'ha inaridita. E poi le ha lasciato come un tremore addosso, come se avesse sempre un po' freddo. Grazie mille, sei fantastica. E allora, noi abbiamo naturalmente concertato un'espropriazione di brani, di pezzi, perché non c'è alternativa, anche per rendere la rappresentazione godibile dal pubblico. Però credo che abbiamo lasciato intatta la sostanza del racconto. C'è un aspetto giornalisticamente interessante, che non è semplicemente quello dell'aborto a 21 anni né della violenza, della quale ormai abbiamo purtroppo, come dire, fatta abitudine alle nostre considerazioni personali, anche di gruppo, anche al bar, anche al lavoro. C'è la distanza, in questo caso, altra distanza, tra l'istituzione, il terzo che dovrebbe darti aiuto e chi invece chiede aiuto. Quando si discute di parità, di solidarietà, pensate che io mi occupo di letteratura al femminile, malgré moi, da almeno 25 anni. mi ha affascinato molto che il Ministero delle Pari Opportunità facesse scrivere a grandi scrittrici delle storie, o ricordasse nei suoi volumi, pagati tantissimo tra l'altro, con grande curatela, di storie emblematiche di donne ante litteram femministe o comunque legate a una consapevolezza del ruolo femminile.
La verità è che se noi ci facciamo tutti questi bei ragionamenti e poi non andiamo, forse credo che la professionista che si occupa della psiche possa raccontare tante altre storie così, se non incontriamo l'istituzione o chi ci deve dare aiuto in grado di darcelo, oppure ci spiegherà dopo perché non è in grado di darcelo come vorremmo, perché anche i professionisti delle istituzioni sono persone. La cosa interessante del libro è che ci conduce attraverso la ricognizione dell'io di questi soggetti che poi a vario titolo, insomma, le signore del consultorio fanno ridere, non sono all'altezza del loro ruolo. Quanti casi sono questi? Quanti casi sono come questo? E questo è l'interrogativo del giornalista. Quali sono le altre parole chiave di questo libro? Tantissime. Io i libri li rovino, Maria Grazia. Il tuo è stato è stato come al solito devastato, perché ci sono milioni. I libri vanno, lo dico sempre, vanno spaginati, scompaginati, fatti a pezzi, bruciati, digeriti, distribuiti, soprattutto letti, anche a letto, per diletto. E la donna e la nascita e le mamme adolescenti sono uno dei temi che a Ischia, tra l'altro, fateci caso, hanno abbassato il livello di percezione del fenomeno a 12 anni, non a 21. Quindi il caso che ci porti, Maria Grazia, non è proprio emblematico di questo territorio. Noi abbiamo ragazze madri a 12-13 anni, 14 anni, 15 anni, con le amiche, presidi e dirigenti, professori e professoresse, facciamo l'elenco annuale di quante persone stanno per avere un figlio sotto la soglia della cosiddetta maggiore età. Allora, solitudine. La solitudine è sicuramente una parte, o forse il nostro mondo, ma su questo ci interrogheremo se volete. La memoria è il vissuto. La memoria che non è il ricordo. La memoria spesso... il ricordo, come sapete, anche questa è una cosa che ripeto sempre, viene da ricor cordis, cioè è l'unica cosa che ha a che fare proprio col cuore. In questo caso, se il cuore è spezzato, è una memoria difficile, una memoria fragile. Ed è spesso una memoria dolorosa, e non può essere una memoria nostalgica, anch'essa ritorno del dolore. Più le sembra che tutti possano scoprire il suo segreto, e ha paura. Giovedì sera, tornando dalla sua attività di volontariato, sempre più odiata, sempre più ipocrita, non ce l'ha fatta più. E si è messa a sbattere le mani sul volante, piangendo e ridendo contemporaneamente. Piangeva pensando a come si era sentita ipocrita nell'assecondare l'arpia contro quella povera disgraziata che chiedeva solo un suo diritto, e rideva pensando a come riusciva a nascondere il suo segreto alla stessa arpia contemporaneamente, e dire che ha scelto lei di occuparsi di aborto. Poteva fare la consulente per gli anticoncezionali, i problemi di coppia, invece no, dentro il dolore doveva stare, dentro la disperazione. Il batter era lì, invitante, grande bocca, capace di inghiottire tutto ciò che lei non si sentiva di lasciare entrare dentro di sé. Il piccolo specchio d'acqua le rifletteva l'immagine della sua bocca aperta, e dentro di essa vedeva gli occhi di quella ragazza che, come lei, era costretta a mentire per assicurarsi il sì della società, proprio come lei, schiacciata dai venti non voluti e prigioniera della sua stessa menzogna. Io non riuscirei mai ad abortire, si disse, ma la legge lo prevede, l'aborto. Chi sono io per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato? Chi mi dà il diritto di ficcarmi nella vita degli altri e di parlare al posto loro? Perché devo sopportare la crudeltà di assistere alla perdita di dignità delle persone? E così era arrivata la decisione. Almeno lì non ci sarebbe andata più. Meglio non avere niente da fare che fare questo schifo. E si era sentita meglio. Vabbè, l'anoressia è una bella storia. A Ischia abbiamo 8 casi conclamati ultimamente che stanno... Io dico sempre le cose locali per farvi capire che l'universalità di questo volume ce l'abbiamo davanti. Il libro dell'attualità. Cioè, il libro dell'oggi, non dell'ieri. Oppure quando diciamo il futuro... Facciamo con la mano così il futuro. No, è il domani. Allora, brevi considerazioni spontanee, queste proprio scritte velocemente.
C'è un rapporto tra il caso, l'imponderabilità di ciò che accade anche in queste storie e la necessità di trovare una norma, o meglio proprio il caso, quando diventa un caso emblematico è un case study. E quindi da caso, da formula così impazzita, da atomo impazzito della nostra vita, diventa un percorso di studio, ma anche una questione da normare. Se c'è una cosa all'interno del libro che mi colpisce, è che nel sottofondo c'è la necessità di una normalità da ritrovare, da riconquistare. Ovvio. Ma il caso non è come il dio Apollo che ci invita a cercare la dimensione appunto regolare. Il caso gioca con il dionisiaco che è dentro di noi, con tutte le sue esasperazioni, alterazioni, perversioni. E nel libro devo dire che queste perversioni e queste alterazioni sono tutte maschili. È una scelta. E mi sta bene, perché ci invita a riflettere. Ma ovviamente qualcuna sì, però insomma è un caso molto motivato, anche quello un caso in tutti i sensi. Ma che cosa mi ha incuriosito? A me che piace decostruire e strappare le pagine per poi ricomporre il libro, è la struttura di questo lavoro. 9 racconti. Primo, la protagonista non si chiama, ma ha 50 anni. La seconda è Valentina, ne ha 12. Diciamo che la dimensione sociale delle prime due è medio borghese, forse anche alto borghese. La terza ha 30 anni ed è molto povera, però c'ha una laurea. La quarta, una super manager in carriera, piuttosto, come dire, dionisiaca nelle sue scelte, non ha un nome. Chi ha le crisi di panico e soffre di questo in maniera emblematica è legata a Valentina, ne è la sorella maggiore e ha 21 anni. Di Katia, la sua amica coetanea, sappiamo che esiste già dal racconto precedente. Katia è quella che abortirà. Una delle due dottoresse del consultorio sapremo soltanto nel successivo racconto, che si chiama Letizia, e ha 40 anni. L'altra, più giovane, ne ha 29 ed è l'anoressica, dalla quale non sappiamo come si chiama. Infine sappiamo nell'ultimo racconto, sì, bulimia, anoressia, insomma, e nell'ultimo racconto sappiamo che la madre di Valentina, che è in qualche modo sempre presente, aleggia, è la signora Spada. Questa scelta, ce lo dicemmo al volo quando ho appena letto le prime 30 pagine, a me piace moltissimo, perché rende classico questo lavoro, secondo un criterio che io definisco telescopico, cioè se la protagonista, la minore protagonista, diciamo, di un racconto diventa la principale attrice o attante o come dire, protagonista tout court del successivo, questo è un classico della letteratura. Ma questa c'è una funzione telescopica che mi sfizia, mi piace, rende la circolarità del 9 perfetta, perché c'è un loop, c'è un refrain che gira, insomma va sempre. Non è vero che sono storie separate, potrebbero essere storie separate, ma lei ci conduce con. È un sottile gioco enigmistico, ragazzi. Voi fate la settimana enigmistica o altri giochi enigmistici? Allora, sapete lo scarto, li conoscete queste cose? La giunta, la zeppa. Ecco, quando utilizziamo questi criteri, un po' di suspense, un po' da sottilissimo giallo, noi affidiamo al lettore una storia mai banale.
perché se c'è una forza, una lotta, una necessità nella scrittura di Maria Grazia, appunto evitare la banalità, anzi della banalità dei casi ci si chiede all'interno del racconto, una sorta di metaromanzo, perché raccontare una storia banale? Infatti nulla è banale, nulla è scontato, anche quando queste storie ci sembrano, appunto perché sono universali, già conosciute. Allora, io vorrei, Milena, che tu leggessi l'ultimo brano, perché è quello, diciamo, cruciale di questo libro. Ancora un dottore nuovo. Non ne può più. Ogni volta la stessa cosa. Come ti chiami? Quanti anni hai? Come va la scuola? E a casa? Stai bene con mamma e papà? Con chi ti trovi meglio? So che hai anche una sorella più grande. È brava o cattiva? Ci vai d'accordo? Domande del tutto inutili. False. Avrebbe potuto anche non rispondere, tanto sapeva dove si voleva arrivare. All'inizio ci aveva creduto. Si era fidata. Aveva anche sperato. Alle domande aveva risposto con sincerità, aspettandosi il miracolo. Ma il miracolo non era avvenuto. Anzi. Così ora rispondeva meccanicamente. Faceva finta di collaborare, con l'intento di uscire al più presto da quelle stanze diverse. Alcune più grandi, altre più piccole, ma ai suoi occhi sempre uguali, proprio come le facce. Aveva anche imparato ad estraniarsi, dando a vedere di essere presente, giusto per tirare il lungo, preoccupare in qualche modo la necessaria attesa, fino all'arrivo della vera domanda, quella che avrebbe dato senso a tutto il colloquio. Ti senti di parlare di quella notte? Aveva imparato a rispondere anche a quella terribile domanda, senza quasi più emozione, meccanicamente, come si fa con una lezione imparata a memoria. La memoria. Che brutta cosa la memoria. Ma almeno adesso poteva tornare utile per imprimersi nella mente che doveva rimanere nascosto, che non poteva fidarsi di nessuno. Quindi rispondeva che non si ricordava più bene, che forse si era confusa. Sì, doveva probabilmente aver sognato. Un brutto sogno, proprio come diceva la mamma e come confermava papà. Perché proprio questo era ciò che volevano sentire, tutti quanti. Era quello che li faceva sentire finalmente sollevati, che non li metteva in crisi, che non li costringeva a schierarsi. E lei li accontentava. Potevo anche pensarci prima, che stupida, si era detta più volte. Mi sarei evitata l'esperienza più terribile. La vera esperienza spaventosa, infatti, era stata la visita. E a quella non era riuscita a sottrarsi. Aveva pianto, gridato, implorato, niente da fare. A quel controllo si doveva sottoporre, per forza. Per fortuna aveva trovato una dottoressa. Una femmina come te, l'aveva tranquillizzata la mamma prima di uscire da casa. Ma questo non le aveva impedito di vergognarsi lo stesso, da morire. Era una donna, sì, ma adulta. Fosse almeno stata giovane, una ragazza. Sdraiati qui, non ti preoccupare. Ti devo visitare proprio lì. Non ti farò male. Tranquilla, faccio presto presto. Se stai rilassata non te ne accorgerai nemmeno. Ma se ne era accorta e come? Le gambe tenute aperte dalle due forcelle ai lati del lettino, gli occhi chiusi come a voler cancellare tutto, a far finta di dormire, la mano della madre che la invitava premendo sul torace a stare ferma, a non agitarsi. E sotto quella mano lei stava immobile, come se trastenesse il fiato. Si apriva per un attimo gli occhi, pareva, vedeva la parete bianca di fronte. Era terrorizzata. Fissava a gambe aperte quella parete oltre il viso della dottoressa, ma era bianca, vuota, non c'era niente che potesse venirle in aiuto. Meglio chiudere gli occhi. Adesso, occhi chiusi, la parete non c'era più, e neanche la dottoressa con tutte le sue parole, e neanche la mamma, e neanche lei. Non c'è alcun segno di violenza, per fortuna. Almeno non è stata... Tu non mi credi? Aveva esclamato alla fine Valentina, disperata. Era meglio se non ti dicevo niente. Ma no, che dici? Hai fatto bene a parlare, aveva farfugliato la madre. E poi, con tutto il tatto di cui si sentiva capace, aveva aggiunto che certe volte magari uno sta sognando e crede che una cosa stia succedendo veramente. Ma lui è venuto veramente.
stata la notte del funerale della nonna. Si è messo nel letto vicino a me. Prima dormivo. Poi mi sono svegliata perché ho sentito che mi stava toccando. Poi mi ha fatto prendere in mano... Ma insomma, lo sai, te l'ho detto tante volte. Adesso basta, non lo voglio dire più. Non voglio più parlare di questa cosa. Tu non mi vuoi credere perché è tuo fratello. Lui è grande, è normale che credi a lui. Tu pensi che mi sono inventata tutto. Magari mi fossi inventata tutto. Magari avessi sognato. Ma io credo a te, non penso affatto che tu ti sia inventato tutto, no? Solo che, sempre dici così, solo che. Fammi fare la macchina della verità. Aveva esclamato alla fine disperata la bambina. Si stava sempre più convincendo che Valentina mentiva. Troppa enfasi, troppa eccitazione. A volte pensava che lo facesse deliberatamente, per dispetto, come se non sopportasse di vederla soffrire per la morte della propria madre, come se non la sentisse più completamente disponibile verso di lei. Altre volte, invece, che non ne fosse del tutto consapevole, che forse addolorata e sconvolta dal funerale avesse davvero sognato tutto. Mai, comunque, avrebbe creduto che suo fratello, un uomo così distrutto dalla morte della persona che aveva amato di più al mondo, avesse potuto approfittare di una bambina, per di più di sua nipote, la figlia della sorella. Provava un'intensa rabbia verso il mondo, combattuta tra un profondo scoramento e l'ennesima presa d'atto che sul marito non poteva contare. Stava pensando a uno psicologo, qualcuno che parlasse con la bambina per poter appurare la verità. Cominciava così il viaggio di Valentina con gli psicologi. La prima volta aveva cercato di dire con molto sforzo la verità. Il primo dottore le era sembrato crederle. Le aveva proposto di andare da lui qualche volta, così, per chiacchierare, e aveva detto che avrebbe parlato con mamma e papà per mettersi d'accordo. Le andava bene? Poteva essere d'accordo? Valentina aveva risposto di sì, ma poi non aveva saputo più niente. Aveva chiesto, ma la risposta della madre era stata tremenda. Quello specialista non era competente, doveva aver letto una volta di sfuggita Freud e si era improvvisato dottore. Ci fu la dottoressa, con le stesse domande, lo stesso tono gentile. Anche lei propose delle sedute. Disse che a volte può succedere ai bambini della sua età di essere curiosi verso la vita più intima dei grandi, di pensare a come potesse essere, poi di immaginare delle cose e finire per crederle vere. Questa volta fu lei a rifiutarsi di andare. I genitori rispettarono la sua decisione, ma la portarono da un'altra dottoressa. E a questo punto Valentina, sentendosi in una spirale che la trascinava sempre più in fondo, decise di scegliere la via più facile e si impose di mentire. Decise di dire che non si ricordava bene, che era tutto confuso. Se vuole vengo da lei, ma mi deve promettere che non parleremo mai più di questa brutta storia. Valentina ha concordato con i genitori di andare una volta a settimana a fare le sedute. Non è male. Fa dei disegni, giocano a carte, si sente a suo agio. L'anno scorre adesso più tranquillo. Per i suoi 12 anni le hanno organizzato una bella festa con tanti amici, ci sarebbero stati anche dei parenti. Di colpo il terrore. E se venisse anche lo zio? Ma poi per fortuna la mamma le ha chiesto di fare un elenco di amici e parenti da invitare e lui non è stato considerato. Anzi, nessun adulto è stato incluso. Da allora, da quella famosa notte dell'anno scorso, lei e lo zio non si sono più incontrati. E lui non è stato più nominato. Nessuno ha detto niente esplicitamente, ma le cose sono andate così, meglio. È come se tutti e tre avessero fatto un accordo segreto per cancellare i ricordi. Meglio. La festa è stata splendida. È tornata anche Carmen, finalmente. Le pare quel pomeriggio che la sua vita possa cominciare ad essere di nuovo normale, ma veramente normale, eh? Non come nascondendo i suoi veri pensieri ha fatto credere agli altri. Quella sera se ne accorge andando a letto, arrivano le prime mestruazioni. E poi lo sogna. Si sbottona i pantaloni e ride forte. E qui si sveglia, di colpo. Sente ancora la risata nelle orecchie, come se lui fosse davvero nella stanza. Il cuore le batte fortissimo, la pancia le fa male, da morire. Sì, di sicuro morirà. Accende la luce. Va un po' meglio. Ancora spaventata, col cuore che continua a battere forte, scendendo dal letto per andare in cucina a bere un po' d'acqua.
li sente. Parlano piano, ma può chiaramente capire le loro parole. Mi chiedo dove ho sbagliato, sta dicendo la madre. Non è possibile che abbia fatto una cosa del genere. Oggi la guardavo ridere, felice. Ma com'è possibile che la nostra bambina abbia voluto ferirci così? Non pensarci più. Adesso è tutto finito. È passato tanto tempo. Non è stato un bel periodo quello. Tua madre malata, Carmen a Barcellona. E poi non dimenticarti che aveva solo 11 anni. Era una bambina. L'hai abituata tu alle favole, all'uso della fantasia. Sì, ma andarsi a inventare che Giulio l'ha molestata. Per una volta che lo vedevamo, in che occasione poi? È come se avessi voluto colpirmi. E così mi sento, colpita, ferita. Magari non voleva farmi del male, però c'è riuscita in pieno e faccio fatica a perdonarla. Ci sono momenti in cui la vedo come una nemica. Eppure è mia figlia, le voglio bene. La sete ripassa di colpo. E anche la paura. Nemmeno la pancia fa più male. Non prova più niente. Neanche sorpresa. Lei è e resterà sempre una bugiarda. Crudele per la madre, sciocchina per il padre. Si è illusa. Ha pensato che col tempo avrebbe potuto raccontare meglio le cose, avrebbe potuto essere creduta. Ma si è illusa. Tutto adesso sembra andare per il meglio, ma la madre non smetterà mai di essere arrabbiata con lei. Non avrebbe mai dovuto pretendere che i genitori, soprattutto la madre, accettassero una cosa così, così orribile. Poi a poco prende forma il pensiero e decide che volerà via da tutto questo. Torna in camera, la luce è ancora accesa, guarda ogni oggetto della stanza e guardandolo lo saluta. Ciao libri, ciao zainetto, ciao scrivania. Ci mette parecchio, seduta sul bordo del letto a salutare tutto. 12 anni sono lunghi da salutare. Poi si alza e va a prendere un libro che guardava da piccola. Sulla copertina c'è un angelo con un lungo abito bianco leggero e due grandi ali che gli escono dalla schiena. Se potesse prenderle quelle ali. Ma non è necessario. Quest'ultimo anno di bugie, di vergogna, di solitudine ha fatto sì che spuntassero anche a lei delle ali per scappare dalla realtà di non essere capita, di sentirsi rifiutata e proprio dalle persone dalle quali si era un tempo fidata ciecamente. E adesso queste ali sono diventate grandi e forti e sono per sempre sue. Si volta indietro e manda un bacio verso la stanza della sorella che sta dormendo. Tra poco si sveglierà. Tra poco si sveglieranno tutti. Si ferma. Ha un'espressione di incertezza. Poi manda il bacio anche a mamma e papà. Non può fare a meno di amarli. Nonostante tutto. Ma adesso è grande. Ha compiuto 12 anni. Adesso non ha più bisogno di loro. Adesso ha le sue grandi ali forti. Apre la finestra. La piccola terrazza non è ancora illuminata dal sole. Si risiede sul letto. Sfiora il copriletto morbido. Si alza. Leggera. A piccoli passi, decisi, come se danzasse. Si avvia verso la ringhiera. Niente fiori per Valentina. Oppure no. Qualche fiore sì. Che la tomba di una bambina sia almeno ridente. Allora ragazzi, commozione, è bella forza, bella tosta, grazie Milena, ma io dovevo un attimo scuotervi perché il libro è un invito bello tosto a capire che cosa c'è da noi, l'ho detto più volte, non è un'aspirazione, è proprio, come avete sentito, un'urgenza perché... è un problema proprio di idee. Noi pensiamo che queste cose... Allora, la bambina si suicida, ok? Vi ricorda niente di quello che è accaduto recentemente da noi? È sempre anche questo un loop che vi invito a... Che cosa accade? L'ambulanza, inutile.
medico legale, inutile. I titoli dei giornali, una settimana di enfasi mediatica, come si dice. Ma era una famiglia che non dava assolutamente problemi, sono persone per bene, nessuno poteva immaginare che accadesse una cosa così. Tutti i giorni voi ascoltate messaggi di questo tipo. È la diaspora dei tempi moderni, direbbe qualcuno, questa frattura decisiva che ormai si verifica tra l'immaginario collettivo, come dire, catalizzato dai media che sono pop per definizione, tutti popolari, quindi tutto deve essere normale, apollineo, felice, mentre le cose di scarto, gli scarti vanno scartati, lo dice la parola stessa. E allora in questo libro, con due B, perché è un libro ponderoso, ancora che breve, io ci ho notato anche quello che lei stessa dice, come ti ho ascoltato prima, la psiesasperazione, cioè la psiesagerazione, la psienfasi, il ruolo degli psicoterapeuti, degli psicologi, degli psichiatri, che spesso sono appunto ridondanti rispetto al ruolo, e tra l'altro quando mancano i nomi, quello che conta è il ruolo che si ha o non si ha in società, evidentemente. E questo è un invito alla riflessione che giro naturalmente all'autrice, perché in fondo questo libro è anche un diario, secondo me a tratti un po' didattico per le giovani professioniste del settore, con le risposte terapeutiche in nuce, che, come dire, con una formula che ai miei amici che sono qui piacerebbe, c'è una sorta di stop and go, cioè dici le cose, poi vai via, depisti. Anche lì c'è un'operazione molto classica nella letteratura, cambiare l'obiettivo del lettore, perché una cosa interessante che c'è in questo libro è che non c'è un lettore moderno. Che la nostra autrice, se vuole dire qualcosa, Maria Grazia, ha voglia. In questo, questi racconti c'è un fil rouge che unisce tutto, e devo dire, quando ho letto questo libro ho detto mamma mia che tristezza, scusate, perché veramente sono racconti tristi, cioè ti rendono consapevole di realtà che sappiamo, però quando le vai a leggere, a toccare con le mani, ti fanno riflettere sulla situazione della nostra vita, delle donne, il suicidio, la bulimia, tante volte, perché quanti purtroppo i casi di suicidio, suicidi ci sono, e ci chiediamo il perché. Se leggiamo queste pagine capiamo anche le cause probabili, terribili, di quello che accade attorno a noi, che o non conosciamo o non vogliamo conoscere, non vogliamo sapere, vogliamo, come diceva Ciro, vorremmo la normalità della vita nascondendo tante altre cose. Poi un altro punto interessante che chiedo pure a me ragazza è una riflessione sulle crisi di panico. Non so dove leggevo che sono aumentate in modo esponenziale nei giovani, queste sono terribili, è una vera e propria malattia, e sono aumentate notevolmente nei giovani fra i 20 e i 30 anni, forse, non lo so, leggevo così. E questo è un altro punto su cui dobbiamo riflettere in una società che corre. Com'è che la solitudine ci porta ad avere questa angoscia, crisi di panico? Forse ne abbiamo avuto pure tanti di noi, ma come fatto episodico, invece poi è una vera e propria malattia. E quindi veramente devo dire che in queste poche pagine, che in fondo sono poche, c'è tutto, c'è tantissimo su cui riflettere, e invito a leggere, appunto, perché e a leggere queste pagine, proprio perché vi fanno, anche se sono tristi, ma portano alla riflessione, alla meditazione, ti fanno pensare su in che mondo viviamo oggi. È vero, come diceva Ciro, e come
che diciamo che la protagonista è la donna, e in un certo senso l'uomo, diciamo fra virgolette, è sempre il colpevole. L'uomo ha sempre nomi brevi. Nomi brevi, e poi è sempre il poco Ugo, colpevole. E tutte queste cose qua. E perché si parla di donne, evidentemente la situazione è questa. Adesso, Maria Grazia, ce lo spieghi tu. Sì, no, allora adesso intanto vorrei dire, perché non vorrei così apparire una fustigatrice del maschile, una che odia gli uomini. No, io non odio affatto gli uomini. E non posso poi anche come vetero femminista parlarne male, perché gli uomini se li crescono le donne, per cui cioè, sarebbe un autogol terribile. Semplicemente quello che la vita di tanti anni della mia vita mi hanno insegnato è che l'uomo si muove su una monodimensionalità, mentre la donna e sa andare in profondità, e voglio dire, è importante che in questo mondo ci siano uomini e donne. La donna forse va meno in profondità, però ha una capacità multimediale, si direbbe adesso, no? Cioè di tenere presente tante situazioni. E questo dipende anche dal fatto che non è costretta, come purtroppo succede molto spesso per gli uomini, a rimuovere, a negare la sua sensibilità. Una donna viene concesso di essere sensibile. Ancora oggi, anche se le cose stanno molto cambiando, un uomo troppo sensibile non viene visto bene dalla nostra società. Quindi, secondo me, se la società fa del male alle donne attraverso l'uomo, e questo avviene molto spesso, non bisogna essere semplicistici, perché entrambi sono funzione di un modello che li trascende, tutti e due. Un modello che trascende noi tutti, perché in questo sistema siamo tutti, forse neanche dei numeri, chissà che cosa siamo. E dobbiamo reagire, signori, dobbiamo cercare di essere qualche, almeno partiamo dal numero, poi si deve fare, perché se no siamo anche complici di questo silenzio che ci viene imposto. Ma questa è un'altra storia. Due cose sul libro, voglio dire. Intanto, vabbè, vi prego di credermi, non è retorico, non è banale, ma voglio ringraziare le tre persone che mi sono a fianco per le parole che hanno due speso e la terza recitato. E io sempre quando sento leggere in modo così vivo il libro dico: però non è male quello che scrivo. Secondo me è molto meglio sentirlo dire. Purtroppo non so scrivere di teatro, perché i dialoghi non sono il mio forte, se no, perché è molto meglio sentito che non letto. Però insomma alcuni dicono che tutto sommato non è male neanche letto. Allora, due cose sul libro e poi basta. Due parole chiave: una è sorellanza, che è una cosa complessa che riguarda anche gli uomini, cioè è la capacità di poter vedere che l'altro alla fin fine non è poi così diverso da noi, sta passando in qualche modo quello che passiamo noi tutti. Uno dei primi racconti che io ho scritto, che si chiama, mi sembra, 5 settembre Bar Centrale, sì, è un'esperienza autobiografica, adesso ve la riassumo in poche parole, e l'ho scritto immediatamente dopo il mio primo romanzo, che si chiama Un momento prima del tramonto. In questo episodio, è un episodio vero che è successo a me. Io stavo in un bar e niente, stava pieno di gente e c'era una donna insopportabile, no? Che io tra l'altro dovevo partire perché c'era il resto, mio marito che mi aspettava. Allora abitavamo ancora a Napoli, stavamo a Villa Piana, stavamo dove residiamo tuttora, in vacanza, e cioè, teneva la macchina accesa, cioè, dovevamo andare, no?
E questa che proprio continuava a parlare, io dietro che volevo prendermi il caffè, immaginavo quello che stava pigliato dai turchi, no? Che dovevo aspettare questa cosa. Ed è, insomma, gli accidenti che non gli ho mandato, no? Ho detto, madonna, ma come fanno a esistere persone di questo genere? Ma che è? Poi questa, a Dio piacendo, se n'è andata, e la signora del bar, che è una mia amica ed è anche chiamata la gazzetta del luogo, perché è una che sa tutto di tutti, mi ha detto, umore, ma non sai niente, questa lei è morta, una figlia di leucemia, mi ha raccontato tutto. A quel punto io mi sono sentita una, dovrei dire una parolaccia, mi astengo, una persona di basso profilo, e ho detto, te guarda come sono, altra parolaccia, mi astengo, perché mi sono fermata alla superficie. Non è tanto l'egoismo di questo che mi rompevo, io volevo il caffè, non è quello, è la facilità di dare giudizi. E lì veramente l'ho scritta questa cosa, no? Ovviamente cambiando le cose perché non fossero riconoscibili i personaggi, e mi ha molto colpito e mi sono detta, ma tutti abbiamo non solo un lato B, pure uno C o uno D e via di seguito, ma abbiamo qualcosa di profondo nel nostro sé. La psicanalisi distingue tra io, che è la parte che si relaziona, e sé, che è la parte più profonda, e in qualche modo lo fa anche la filosofia. La mia prima laurea è in filosofia, io sono molto, spero di poter venire a Ischia a sentire queste cose bellissime che direte, perché ormai non mi ricordo più niente, però mi è rimasto questo grande amore. E è così, tutti abbiamo non solo un segreto, ma tutti abbiamo qualche cosa di nostro, di privato, e vorremmo disperatamente che fosse riconosciuto dagli altri, però noi per primi ce la nascondiamo. E questo è, allora, il poter far emergere questa cosa, questa parte profonda di sé, che cosa che capita più alle donne che non agli uomini, io la chiamo sorellanza, non chiamo sorellanza cioè fare lega comune per l'emancipazione, chiamo sorellanza la presa di contatto con la parte più profonda e più genuina di noi. Guardate che tanti guai eviteremmo se fossimo capaci di metterci nei panni dell'altro, se fossimo capaci di sentire noi l'effetto che fa una bomba sulla nostra testa nel momento in cui la tiriamo sulla testa di un altro. Sarebbe veramente, eviterebbe tante cose. Legato a questo concetto c'è l'altro, che molto bene Ciro scriveva prima sulla psi, no? Ed è l'umiltà. Purtroppo nella mia professione è molto difficile sentire dire, non lo so, ma questo è molto difficile sentirlo dire un po' da tutti, e invece credo che sia la parola più bella che possa esserci, perché è vero che socraticamente dobbiamo conoscerci, però è anche vero che sappiamo poco. La curiosità, no? La curiosità è proprio verso l'interno e verso l'esterno, no? Il non lo so apre, so tutto chiude, ma alla capo posso pure morire, insomma, so tutto quanto, che campo a fare. E invece è non lo so, e non lo so è l'umiltà, che non è una cosa, purtroppo nella nostra cultura umiltà è legata a una connotazione negativa, no? E confina un po' con sfigato, ecco, con lumi, ma non è così. È quello che vuole sapere, che vuole conoscere, no? Che magari non si fa avanti per primo, però sta là con gli occhi aperti, con le orecchie aperte, perché vuole sapere. Allora qui mi sono presa un po' di libertà, cioè ho avuto nel mio lavoro, ho avuto tanti tirocinanti, tanti stagisti, tante cose, e
cioè ragazzi che, ma come facevo io all'inizio, no? Che cercavano di darsi un tono, che avevano paura, perché quando io ho lavorato tanti anni con i bambini sono più complessi degli adulti, però fanno meno paura, perché il bambino non ti giudica, l'adulto ti giudica, no? Allora, se tu dici una fesseria a un bambino, questo non lo sa, però poi fai capricci con la mamma e non ci vuole andare più in terapia, no? Invece se tu lo dici a un adulto, c'è paura che quello poi ti dice, ma lei che mi sta dicendo, no? Per cui gli arzigogoli, uno poneva una domanda, le risposte più allucinanti per non dire non lo so. Invece il mio mestiere, dovrei dire il mio ex mestiere, perché adesso faccio tutt'altro nella vita, quando sono andata in pensione, ma voglio dire, è la parola chiave della psicanalisi sono due: una è non lo so, e l'altra è possiamo scoprirlo insieme, perché è la comprensione, è ciò di cui abbiamo bisogno. Però certe volte ci fa talmente paura che è importante essere in due. Il centro della storia di Valentina non è l'abuso, diffusissimo, signori, diffusissimo tra le mura domestiche. Io ci ho messo uno zio, per carità di patria, ma ci poteva mettere pure un padre. Dicevo, non è la violenza, è il fatto di non essere credute. Però anche la madre è una che fa quello che non ce la fa, non ce la fa. E guardate che purtroppo questo è estremamente diffuso. Quando c'è la consapevolezza, c'è spesso un dare addosso alla figlia, cioè scatta proprio un meccanismo di gelosia. Sì, sì, è una cosa terribile. Allora qua è estremizzato, fortunatamente nelle mie storie, questa è una storia vera, però il suicidio non c'è, ce l'ho inventato io, ma perché dava senso, insomma è un artificio che dà un po' senso a tutto il libro, no? Però, come si diceva, giustamente, queste sono cose che accadono. Per carità, non accade solo questo, no? Qualcuno mi ha detto, ma tu hai scritto un libro di psicopatologia. Dico, vabbè, può pure essere. Però, se noi apriamo un giornale, troviamo queste cose. È vero che nessuno scrive delle cose buone, ce ne sono tante, anche nel nostro mondo, però noi troviamo queste cose. Le trasmissioni televisive che parlano di guai fanno audience, se le guardano in tanti e va così. Bene, a questo punto io non direi più nulla. Se volete farmi qualche domanda, sarò ben lieta di rispondere. Se qualcuno vorrà prendere il libro o prendere degli altri, sarò ben lieta di firmarli. E con questo il mio compito è finito. A voi. Grazie. Io dopo una serata così, che abbiamo mantenuto nei tempi, sai, Maria Grazia, le domande non le farei. Però non lo so se c'è qualcuno che è strocoliato io una considerazione che ho interrotto prima è relativa all'uso del corpo che fanno i ragazzi, l'uso, l'abuso. Non lo so, ho scritto una cosa velocissima alcuni anni fa che si chiama Corpo di sballo, un mio classico gioco di parole. Quanto più, dicevo prima, ci prendiamo cura del nostro corpo, quanto più lo palestriamo, tanto più cerchiamo di portarlo alle estreme conseguenze. Corriamo come i pazzi in motocicletta, corriamo come i pazzi in macchina, facciamo balconing, facciamo sport estremi, ci lanciamo a capofitto. E beh, qui c'è l'emulazione, c'è la sfida, c'è soprattutto, e qui vengo a tema proprio lanciandoti credo un assist incredibile, c'è una ricerca del piacere che non so più dove, che questi ragazzi non sanno più dove sia, perché è tutto, come dire, tritato e predigerito già in età preadolescenziale. Non è solo un piacere, è quello che in gergo si chiama la condotta ordalica, no? La sfida, cioè il fare delle cose sempre oltre, sempre un passo oltre. E io credo che buttarsi con un elastico, c'è anche una pubblicità, mi sembra, della Team, dove c'è anche questo, c'è un salto pazzesco, un tuffo pazzesco, cioè non credo che sia una cosa piacevole, a me verrebbe un infarto, però mi sarebbe venuto anche a 20 anni. È questo dover sperimentare questo. Noi siamo in un mondo, e su questo sono d'accordo con te, dove
all'emozione si sta sostituendo sempre più la sensazione. Allora, l'emozione è una cosa tridimensionale che coinvolge tutti gli aspetti all'interno di noi stessi. La sensazione è una cosa bidimensionale, no? Che sentiamo soltanto con il corpo. E questa è una brutta cosa, ha a che fare con quello che dicevo prima, con nascondere poi la parte di sé più profonda. Però sai, io penso che veramente... Cioè, dall'adolescenza, se uno esce vivo, è un terno. Cioè, io ho lavorato tanti anni anche con i tossicomani, adesso ho figli adulti, mi sono detto, se questi escono dall'adolescenza vivi e possibilmente non eroinomani, è fatta. Poi ci pensa la vita, poi qualche cosa comunque farà. L'adolescenza è un periodo a rischio, proprio perché è un periodo di grande... Sì, di identità fluttuanti, di sbandamenti, di paura del passato perché lo si rimpiange, di paura del futuro, soprattutto adesso perché non lo si conosce, in mezzo stanno questi stritolati, poi ci mettiamo le famiglie, la scuola, che alla fine insomma veramente sti ragazzi dobbiamo dire bravi in qualche modo, no? Veramente. Bene, allora, come diceva Sofia Loren, a Catadavilla, compratevelo sul serio il libro, ci sono anche gli altri. Interessante. Ho chiesto a Maria Grazia di portare anche sui altri volumi perché il percorso, e chiudiamo veramente questa serata che considero comunque molto importante, grazie al Garden che ha fatto questa serata, molto al di là piacere. Di quello che dicevi prima, cioè il rassemblement dei compagni di classe, qui c'è stata una serata di grande, uno spinta, di grande sostanza, veramente, sono felicissimo, di grande sostanza, siamo assolutamente una bella cosa. Allora, grazie Ciro, grazie Maria Grazia, sei la prima di altri futuri incontri, mi auguro, in bocca al lupo a questa giovanissima, bravissima, che veramente le pagine, le parole erano belle, la scrittura bella, però lei l'ha resa ancora commoventi, perché dense di significato. E come al solito abbiamo un drink molto semplice offerto dal Garden, e l'appuntamento prossimo è il 27 per... Rosanna, ricordami l'edizione dei Balconi Fioriti, penso che sia la 20ª edizione del concorso Balconi Fioriti, che voi sapete ormai è una tradizione del nostro club. Grazie a tutti e andiamo a bere qualcosa insieme.